quando si guarda i numeri, si valuta al momento, giustamente dici 5 punti in 8 partite sono pochi, c'è poco da fare. La verità è che prima magari abbiamo fatto qualche punto in più che magari non ci meritavamo e quindi tutto si compensa. Ma a parte queste analisi, ripeto, l'unica cosa che possiamo fare è continuare, secondo me, diciamo da quando siamo tornati alle vacanze, c'è un altro piglio. È un peccato che non sia arrivato il risultato. Oggi la sconfitta, secondo me, è molto più che meritata. Cioè, abbiamo giocato una squadra veramente che hanno fatto fatica a stoppare la palla. E il nostro gioco si basa molto sulla riaggressione. Quindi, trovandosi squadre che neanche stoppano la palla e rinviano come la palla gli arriva, fai un pochettino più fatica a esprimere il tuo gioco. Abbiamo provato a cambiare, a ricercare anche noi la palla lunga e lavorare sulle seconde palle. Stiamo cercando di adattarci anche a queste partite più sporche. Dispiace che in questo momento stia andando un po' così. Però, ripeto, secondo me stiamo raccogliendo meno di quanto meriteremo. Cioè, sostanzialmente la penso così. Credo che sia il succo della Serie C, fa fatica con tutte le squadre. Non è che penso ci siano partite che puoi fare qualcosina in meno. Non funziona così, secondo me. Noi siamo una squadra che sappiamo che non siamo la squadra più forte del campionato. C'è poco da fare. Non è che siamo un'ottima squadra, abbiamo un grosso potenziale, come dice sempre il mister. Stiamo facendo il massimo, non mi sembra una squadra, cioè se mi preoccuperei se vedessi una squadra che concede 6 occasioni di gol a una squadra avversaria. Noi andiamo fuori casa, prendiamo un mezzo tiro in porta, che tra l'altro non so se l'avete rivisto, c'ho anche il dubbio che fosse fuori gioco di Tunkarà sulla punizione, e purtroppo non stiamo raccogliendo. Dispiace, noi davanti dobbiamo cercare di fare qualcosa di più e magari portare a fare un golletto in più. Abbiamo avuto, è vero, un calo fisico magari verso la fine, prima della sosta, magari un pochettino meno brillanti siamo stati. Adesso quasi tutti abbiamo recuperato un'ottima condizione fisica. Ci sta mancando l'episodio a favore. È una squadra la nostra che può pensare di vincere con chiunque. Io la vedo così, quindi al di là delle assenze, che sicuramente sono assenze importanti, credo che i ragazzi che stanno giocando meno stanno lavorando per farsi trovare pronti, quindi non ho paura di questo. Andremo a Palermo a fare la nostra partita con la nostra mentalità. Vedremo di tirare fuori qualcosa in più. Questo penso che sia chiaro a tutti, che in questo momento ci serve quel qualcosa in più che ti fa portare a casa la partita.